Quello che ci sta dicendo Leibniz, quindi in questo senso anche, ma non solo lui, in realtà ce lo dice tutta la metafisica, è che la fisica non si può spiegare con la fisica stessa. La fisica non è sufficiente per spiegare la fisica stessa. La fisica si spiega con la metafisica. Eccoci, parola chiave, monade, tratta da un'opera, la monadologia di Leibniz. Quando parliamo di monade, ci riferiamo ad un concetto che è tipicamente leibniziano. Oltre ad essere una delle parole chiave più importanti della storia della filosofia, certamente una delle più note. Ecco, Leibniz ha modo di esporre questa sua teoria, la teoria della monade, che è una teoria metafisica. Infatti si parla anche di metafisica monadologica, la metafisica della monade, monadologia. Ha modo di esporre questo suo pensiero in diverse opere, ovviamente. Tuttavia noi tratteremo la monadologia perché questo breve saggio scritto nel 1714 insieme ad un altro saggio, I principi razionali della natura e della grazia, ha proprio questo intento, cioè l'intento di far chiarezza, l'intento di far chiarezza relativamente a questo aspetto, l'aspetto della monade. Che cos'è la monade? Ecco, il mondo che ci offre Leibniz è un mondo particolare, è un mondo che è capace di farci vedere la realtà in un modo diverso. Diversi filosofi hanno questa capacità, ma Leibniz ce l'ha in modo particolare. Se noi entriamo nel suo discorso, se noi entriamo nella sua forma mentis, possiamo iniziare a vedere le cose in un modo diverso ed è un mondo bello, è un mondo che si rivela in tutta la sua totalità, un universo che si rivela in tutta la sua totalità, in tutta la sua armonia. Soprattutto è un mondo che ci porta a vedere sempre nuovi monti. È un po' come i dipinti di Hieronymus Bosch. Quei dipinti che racchiudono tante scene, tante immagini, tanti mondi, ma se poi si va ad analizzare questi mondi si scopre che al loro interno si racchiudono infiniti altri mondi. È un po' il gioco della lente, queste scene di vita, questi mondi si possono ingrandire, a loro volta ne nascondono altri. Questo è uno certamente degli aspetti più belli e più importanti della filosofia di Leibniz e del mondo delle monadi. E sì, perché la monade non è una, sono infinite le monadi. E questo è un aspetto altresì curioso se consideriamo che comunque Leibniz, è un razionalista, appartiene alla famosa triade dei razionalisti, Cartesio, Spinoza e Leibniz. Di quella verità che è contenuta nella nostra ragione, lì deve essere cercata. Nonostante tutto, l'immagine di quest'uomo matematico, in realtà si rivela come un'immagine quasi, quasi sognante, quasi fantastica. È un impianto logico, retto logicamente quello di Leibniz, ma è anche un impianto che è capace veramente di farci sognare, per certi versi. E addentriamoci in quest'opera. Monadologia, cerchiamo di spiegare il significato di questa parola chiave, monade. Sigla. Che cosa rappresentano per Leibniz le monadi? Le monadi rappresentano l'essere, rappresentano la sostanza, rappresentano appunto quell'elemento metafisico che fonda la realtà, che fonda l'universo. Parliamo di monadi, quindi al plurale. Sapete che Cartesio aveva ricercato appunto la sostanza. E lo aveva ritrovato in quella che lui chiamava res cogitans, res extensa, e in Dio. Con Spinoza abbiamo un'unica sostanza che è rappresentata da Dio, Deus sive natura, Dio ovvero la natura.
E con Leibniz abbiamo questa molteplicità, ma diremmo questa infinità dell'essere, della sostanza, che appunto è rappresentato dall'infinità di queste monadi. Che cosa sono però queste monadi o che cos'è la monade se vogliamo descriverla al singolare? Leggiamo Leibniz. La monade qui in questione è una sostanza semplice che entra nelle cose composte. Semplice, cioè senza parti. Ed è necessario che ci siano sostanze semplici poiché esistono appunto delle cose composte. Il composto, infatti, è un ammasso o aggregatum di semplici. Ora, laddove non ci sono parti, non è possibile né estensione, né figura, né divisibilità. Queste monadi sono dunque i veri atomi della natura. In breve, sono gli elementi delle cose. Una spiegazione piuttosto chiara. Le monadi sono gli atomi della natura, sono gli elementi delle cose, gli elementi costitutivi delle cose. La monade è la parte più semplice. Nulla è più semplice della monade, l'espressione stessa monade richiama appunto alla unità. Uno, monade. Tuttavia, bisogna chiarire questo concetto. Quando Leibniz dice sono i veri atomi della natura. Per atomo non intende quello che intendevano gli atomisti, ovvero un atomo fisico, la parte più piccola della realtà in grado di costituire tutto, di far nascere o morire secondo aggregazione, scomposizione, disgregazione. Per Leibniz questi atomi che costituiscono la realtà e che lui chiama monadi non sono fisici, ma sono appunto metafisici. È difficile pensare che un atomo fisico non possa essere scomposto in altre parti. È difficile pensare che non abbia forma. È difficile pensare che non abbia estensione. Il concetto stesso di corpo, noi lo sappiamo addirittura da Kant, dalla critica della ragion pura, il corpo è esteso. Addirittura per Kant questo era un giudizio analitico, quindi un giudizio a priori. Nel momento in cui io dico corpo, mi sto riferendo necessariamente a qualcosa di esteso. Non può esistere un corpo che non abbia estensione. Quindi è difficile ipotizzare la struttura basilare, elementare, unitaria, semplice della realtà. Però intesa come struttura fisica, perché una struttura fisica richiama sempre ad una forma, richiama sempre ad un'estensione, ma soprattutto richiama sempre al fatto che quella parte, per quanto piccola, possa essere a sua volta divisa, logicamente infinite volte. E allora come si può dire che quella sia la parte costitutiva della realtà, che sia l'archè, che sia il principio da cui tutto discende, la parte più semplice, assoluta, sciolta da tutto il resto, se invece può essere divisa a sua volta e scomposta in altre parti? La fisica ha questo grande difetto ed è per questo che poi si perviene alla metafisica, cioè ad una spiegazione che prescinda dal fisico, che è sempre scomponibile, che è cangiante, che è caduco. E che ha tutti i difetti, tra virgolette, che poi questo è tutto da attestare se siano difetti, che la filosofia ha sempre riconosciuto, comunque in buona parte ha sempre riconosciuto al mondo materiale sensibile. Dunque una spiegazione metafisica. La monade non è fisica, ma è metafisica. Ma come dobbiamo immaginarcela allora? Sono dei punti vitali, infiniti punti vitali, che coprono tutto, perché tutto è pieno, e che sono delle forze. Delle forze vitali semplici da cui tutto discende. Il principio è questo: perché vi siano corpi che sono sempre degli aggregati di tante parti, è necessario che vi sia la parte più semplice, quella attorno alla quale si costituisce il corpo, si costituisce la cosa, si costituisce l'oggetto. Ebbene, questa parte elementare, questa parte unitaria non può essere fisica, deve essere necessariamente metafisica. In questo senso Leibniz dice che le monadi non hanno finestre, dirà proprio così, le monadi non hanno finestre attraverso le quali qualcosa possa entrare o uscire. Nel senso che qui lui ci tiene a ribadire l'unicità. La monade è una ed è un qualcosa di unitario e come essa ce ne sono un'infinità. Tutte le monadi hanno questa caratteristica. Sono unitarie. E allora come si generano i corpi? I corpi si generano attorno a queste monadi, come aggregati.
di monadi, sostanzialmente. Le monadi sono presenti ovunque, anche nel più piccolo pezzo di realtà, anche nella porzione più piccola di realtà. E la moneta rappresenta appunto quel centro, quell'unità attorno alla quale poi si definisce l'aggregato, si definisce il corpo. Ecco, quindi non bisogna temere, dice Leibniz, che una sostanza semplice si dissolva, è anzi del tutto impossibile che possa perire per via naturale. E per la stessa ragione è pure impensabile che una sostanza semplice abbia un inizio per via naturale. Dunque la monade di per sé non perisce, non può perire e non può nascere. Non può perire e non può nascere perché è la parte più semplice, oltre la quale non si può andare, ovviamente. È la nascita, così come la intendiamo noi, o la morte. Più che altro deve essere inteso appunto come un aggregato di monadi o come una loro scomposizione. C'è però questa possibilità, perché la monade può anche nascere, può anche terminare nel nulla, quindi processo di nascita e di annichilimento, che è un processo dipendente sostanzialmente da Dio, che è la monade peraltro principale, perché come vedremo esistono vari gradi di monadi. Le monadi sono la parte costitutiva dell'universo, sono la sua parte più semplice, rappresentano l'essere, rappresentano la sostanza dell'universo, ma non sono tutte uguali. Le monadi possono essere differenti, sono differenti e hanno delle qualità. Questo va detto, hanno delle qualità. In che senso hanno delle qualità? Perché altrimenti staremmo descrivendo qualcosa sostanzialmente di indescrivibile, punti di forza, punti vitali, però devono avere qualche qualità necessariamente, pur essendo degli enti metafisici, pur rappresentando l'essere, anzi. Lo stato transitorio che implica e rappresenta una molteplicità nell'unità, cioè nella sostanza semplice, è propriamente quel che si chiama percezione, la quale, come si vedrà in seguito, va distinta dalla percezione o coscienza. L'azione del principio interno che determina il mutamento, ossia il passaggio da una percezione a un'altra, può essere chiamata appetizione. Che cosa significa tutto questo? Significa che noi percepiamo tutto ciò che ci sta intorno. Ogni monade percepisce ciò che giunge dalle altre monadi, uno specchio delle altre monadi, percepiamo. Ma non soltanto noi come esseri umani, le piante percepiscono, gli animali percepiscono, tutto percepisce. Le monadi percepiscono quella che è la realtà, quello che è l'universo. La capacità di passare da una percezione a un'altra, questo appetito che porta la monade a passare appunto da una percezione ad un'altra, è l'appetizione. Ed è questo passaggio, questo movimento che poi implica anche il cambiamento, il mutamento, il passaggio da una percezione ad un'altra. E infine c'è la percezione, che è la coscienza. E questa è una caratteristica tipica al massimo grado dove tutto questo coincide perfettamente in Dio e in una parte minore in noi, che abbiamo coscienza comunque delle percezioni e soprattutto abbiamo percezione di noi stessi, cosa che le altre monadi non hanno, soltanto gli spiriti, quindi Dio ovviamente al massimo grado può avere questo tipo di coscienza, la coscienza appunto anche di questa percezione e delle altre percezioni. Ora, quel che bisogna capire per intendere bene questo sistema di Leibniz è che per percezione non si intende percezione accompagnata da coscienza, perché allora esisteremmo soltanto noi, perché soltanto gli esseri umani. È soltanto la monade che ci costituisce, tutte le altre monadi che ci costituiscono potrebbero essere definite tali. Ma in realtà, secondo Leibniz, la percezione è tipica di tutte le cose, perché è una delle caratteristiche principali della monade, una delle qualità della monade.
Siccome tutto è costituito da monadi, quindi gli animali, i vegetali, tutto, tutto percepisce, tutto è in grado di percepire, secondo Leibniz, anche una pianta, evidentemente. Semplicemente a questo non si accompagna coscienza, che è un'altra cosa. Noi non veniamo colpiti, i nostri sensi non vengono soltanto rapiti da immagini, da sequenze, da tutto quello che possiamo vedere, sentire, toccare, senza che se ne abbia coscienza. Lo stesso Kant diceva: io penso deve accompagnare qualsiasi mia rappresentazione. Perché? Perché altrimenti è come se non ci fosse. Non ci sarebbe una rappresentazione se non fosse accompagnata da un io penso, che in questo caso possiamo tradurre come coscienza di ciò che accade. E questa è tipica degli spiriti, questa è tipica di quello che noi siamo, degli esseri umani. Laddove invece, ad esempio, nel mondo animale, le monadi, che secondo Leibniz costituiscono questo regno, si caratterizzano per la percezione e anche per un grado di memoria. Effettivamente, lui fa l'esempio del cane. Se un cane viene bastonato, ecco, lui fa questo tipo di esempio, ovviamente nessuno se lo augura, però se un cane viene bastonato, che cosa succede? Che il cane associa immediatamente il dolore al bastone, e anzi questo è proprio il tipico caso nel quale una sensazione così forte, perché una sensazione di dolore, produce subito la memoria, perché è talmente intensa che il cane immediatamente associa il bastone appunto al dolore. Tutte le volte che lo vedrà, magari scapperà. Oppure ce ne sono altre che magari sono più leggere, necessitano di più tempo, però ad un certo punto l'animale riesce ad associare a quella cosa, una determinata sensazione, un determinato stimolo. E lo fa appunto perché è dotato di memoria. Nel caso degli esseri umani, ovviamente c'è il grado della percezione, c'è la percezione, c'è la memoria, ma c'è anche la percezione, che è una caratteristica tipica nostra. Quindi queste sono le qualità delle monadi, monadi che non sono tutte uguali. Dice Leibniz, le monadi sono entelechie. Cioè sono appunto degli esseri pienamente compiuti, degli esseri perfetti, però a loro volta si dividono. Abbiamo le anime che quindi fanno parte del mondo vegetale, del mondo animale, abbiamo gli spiriti che fanno parte del regno, del nostro regno, quello degli esseri umani, e poi c'è Dio, che è la monade principale, la più importante di tutti, è quella sostanzialmente da cui tutto discende, da cui tutto nasce e può annichilirsi. Dio viene rappresentato da Leibniz sotto varie vesti. Dio è l'architetto dell'universo, ma Dio è anche il legislatore dell'universo. E qui è chiaro e si capisce bene perché Leibniz parli di un'armonia dell'universo. L'universo non può non essere armonico, perché l'architetto non può non adeguare la propria architettura anche rispetto alla propria legge, che significa dire che la fisica, il mondo fisico non può non adeguarsi, il mondo naturale, l'universo naturale non può non adeguarsi anche all'universo etico, morale. La legge e l'architettura coincidono, non ci può essere una differenza tra il mondo naturale e il mondo morale, se lo si comprende appieno. Oltretutto, secondo Leibniz, non c'è neanche una differenza, appunto, tra le monadi che sono guidate da un principio, diremmo da un principio di causa finale, appunto, finale, tese appunto verso qualcosa, che è il bene sostanzialmente, è il mondo naturale, ancora una volta, i corpi fisici, ancora una volta, che sono invece guidati più che altro da principi meccanici, da principi di causalità o di causa efficiente. Anche qui c'è una completa armonia, perché il movimento e la causa efficiente non può non ammogliarsi, non può non coincidere anche qui con la causa finale. Il mondo di Leibniz è un mondo armonico, totalmente armonico. Bisogna soltanto capirlo, e se lo si comprende, se si prova a comprenderlo, per quel che ci è dato comprendere, ovviamente, si potrà cogliere questo. E noi ovviamente siamo in grado di farlo, a differenza delle altre monadi, delle altre anime, che non sono in grado di interrogare se stesse. Noi possiamo capire,
a grandi linee quelli che sono i principi del mondo. E il mondo di Leibniz è un mondo costituito da un'infinità di questi esseri semplici, di monadi, che si differenziano, come abbiamo detto, per qualità. E la qualità dipende da che cosa? Dipende semplicemente dal grado di percezione, dalla qualità di percezione a percezione. Ogni monade, dice Leibniz, è uno specchio sull'universo. La differenza sta nel fatto che ogni monade percepisce il mondo secondo gradi differenti. Le differenze che noi vediamo nel mondo non sono semplicemente, non sono altro che differenze di percezione, di vari gradi di percezione. Ora, questo legame, questo adattamento di tutte le cose create a ciascuna e di ciascuna a tutte, fa sì che ogni sostanza semplice abbia dei rapporti che esprimono tutte le altre e sia di conseguenza uno specchio vivente perpetuo dell'universo. E così, come una medesima città, se si guarda da punti di vista differenti, appare sempre diversa ed è come moltiplicata prospetticamente, allo stesso modo, per via della moltitudine infinita delle sostanze semplici, ci sono come altrettanti universi differenti, i quali tuttavia sono soltanto le prospettive di un unico universo, secondo il differente punto di vista di ciascuna monade. Questa è probabilmente una delle citazioni principali, diremmo anche la più bella, nel senso che abbiamo un unico universo, un universo che è costituito da un'infinità di monadi, le quali rispecchiano l'universo. Ognuna di queste rispecchia l'universo, nel senso che ogni monade lo rispecchia a seconda del suo grado di percezione, e qui stanno le differenze tra le monadi. Ognuno ha un grado di percezione diverso sull'universo, persino noi che siamo costituiti da spiriti, quindi da monadi diverse rispetto al regno animale e vegetale, tuttavia non abbiamo un grado di percezione e di appercezione perfetto della realtà. In verità, dice Leibniz, ci sfuggono un'infinità di cose. Immaginiamo la realtà che guardiamo, immaginiamo il nostro essere appunto nel mondo, durante una passeggiata, durante tutte le attività che svolgiamo quotidianamente. Noi non abbiamo una percezione totale di tutto quello che ci sta attorno. Forse abbiamo una percezione veramente, ma neanche dell'1% di tutto quello che ci ruota attorno, ma neanche dello 0,5%. 5,01% di tutto quello che ci ruota attorno. Immaginate di poter percepire qualsiasi cosa, sia una parte più piccola di tutto ciò che ci sta intorno. Non possiamo farlo, evidentemente. Quindi ci perdiamo tantissimo. Abbiamo un grado di percezione, di appercezione migliore, rispetto a tutti gli altri regni, ma è comunque poco. Ecco, se noi avessimo la percezione totale, la percezione poi totale dell'universo, sapete chi saremmo? Dio. Dio è l'unico che ce l'ha. Tuttavia, appunto, non bisogna confondere ancora una volta la percezione con la coscienza. In realtà, ogni monade percepisce l'universo, lo percepisce nella sua totalità, semplicemente lo percepisce secondo gradi differenti. Se potesse percepirlo, avere una coscienza del mondo totale, sarebbe Dio. Ma questo non significa che non lo rifletta nella sua totalità. Perché il semplice essere nel mondo, il semplice far parte del mondo, diremmo dell'universo, il semplice essere comporta questo. C'è un principio di universale, di divino. È un pensiero, se ci pensiamo, straordinario. C'è la divinità in noi, c'è l'universo, ma non lo possiamo percepire. Non lo possiamo percepire nella sua totalità. Ci sono vari gradi di monadi, ma l'unica che lo percepisce, perché è il creatore in tutta la sua totalità, e che è in grado di distinguere ogni sua singola parte costitutiva, ogni suo singolo momento, questo è Dio. Proviamo a fare un esempio per capire come funziona il mondo di Leibniz, per capire questa questione. Immaginate, di far ascoltare ad una persona che non ha mai sentito un brano musicale, magari un'opera classica, immaginate di farlo ascoltare a questa persona.
Questa persona probabilmente rimarrà piacevolmente colpita da questi suoni, da tutto ciò che produce ascoltare un brano musicale, quale che sia in realtà, però non saprà spiegarsi nulla di tutto quello che sente, cioè il suo grado di percezione sarà vaghissimo. Sentirà dei suoni, delle cose che avvertirà piacevoli, ma non saprà neanche spiegarsi il perché. In realtà, in questa percezione si riflette tutto l'universo di quell'opera o di quel brano musicale, però il grado di percezione è un grado di percezione molto basso. Prendete invece una persona che abbia studiato anni e anni musica, che sia diplomato al conservatorio, che abbia come dire, una lunghissima esperienza musicale. Il suo grado di percezione sarà completamente diverso. Riuscirà a distinguere nota per nota, strumento per strumento. Per lui sarà come vedere e leggere uno spartito. Capite che il grado di percezione è completamente differente. E ci sono tanti gradi di percezione. Magari del chitarrista che si è sempre solo occupato di chitarra e in un brano musicale si concentrerà su quello strumento. Egli non sentirà un suono, delle onde così vaghe e piacevoli, ma sarà in grado di distinguere ogni singolo tocco, ogni singola frazione, ogni singolo fraseggio. Però magari avrà una percezione non altrettanto definita su altri strumenti. Oppure immaginate un esperto di pizza, una persona che si occupa di pizza da 20 anni, 30 anni. Il suo grado di percezione quando assaggerà un pezzo di pizza non sarà lo stesso di chi magari l'ha mangiata qualche volta. Quella persona che magari ha mangiato la pizza anche diverse volte, anche tante volte, ma non è un esperto tutto sommato, non riuscirà a soffermarsi sulle stesse cose. Avrà un livello del gusto che è certamente meno raffinato, non riuscirà a cogliere certe cose. E questo esempio si può fare per tutto. Ora immaginate una mente che abbia la piena percezione, la piena coscienza di tutto. Quella mente può essere soltanto Dio. Dunque la realtà, l'universo è questa armonia, armonia di monadi, e ogni monade che cos'è? È il principio costitutivo anche della più piccola porzione di realtà. Conoscere e avere la percezione, passare da una percezione all'altra, significa scavare, scavare, significa arrivare sino alla parte più piccola che costituisce l'universo, sino alla spiegazione ultima, quasi potremmo dire, di tutto ciò che ci accade attorno. Se noi riuscissimo a far questo, avremmo la coscienza di tutto, saremmo Dio. Però allo stesso tempo, in ogni monade, per quanto il grado di percezione possa essere minimo, minimissimo, bassissimo, però si riflette tutto l'universo. Ed è una cosa straordinaria, questo. Dunque la monade non ha finestre, è un'unità, però è in grado di percepire e di appercepire. È un po' come la nostra mente. Queste monadi, queste forze metafisiche devono essere un po' pensate esattamente come la nostra mente è una, ha il carattere dell'unità esattamente come la monade, ma è costantemente investita da una molteplicità, molteplicità appunto di percezioni e dalla percezione. Allo stesso modo devono essere pensate queste forze, questi punti vitali che però possono essere colpiti da un'infinità di rette, che sono appunto le percezioni. Tutta la materia, tutto l'universo è costituito, ha come suo punto fondamentale, centrale, ha nella monade e nelle monadi il suo essere, che percepiscono, lo ripetiamo, secondo vari gradi. Ed è un'immagine bellissima perché ci richiama al fatto che dietro ogni mondo in realtà se ne nasconda un altro solo apparentemente più piccolo, come prendere una piccola porzione della realtà è come prendere un piccolo pezzo di terra, un piccolo pezzo di muschio, che già a noi pare la parte più piccola della realtà, e ingrandirlo, guardarlo al microscopio e noterete che è come se si ricreasse un nuovo mondo,
con creature che noi non potevamo vedere prima, e queste creature, se le si potesse ulteriormente ingrandire, probabilmente al loro interno noi vedremmo un altro mondo ancora, e ancora, e ancora, e ancora. È come se ogni giardino appunto custodisse al suo interno, ne nelle sue parti, infiniti e nuovi giardini. In questa grande armonia, sino arrivare al punto, però, che è il punto metafisico, quello che costituisce poi tutto, che è rappresentato dalle monadi. Questa grande linea è la monadologia di Leibniz, che vede in Dio poi il centro fondamentale, che certamente richiede un grandissimo sforzo di astrazione, di immaginazione, che però ci porta veramente in un'altra dimensione. E che però racchiude veramente una bellezza straordinaria, perché il principio di fondo è questo: che tutto ha un'anima, tutto è costituito da un'anima. Non sarebbero le cose, non ci sarebbe l'universo se dietro anche la parte più piccola di universo non si nascondesse un'anima. Che è un pensiero meraviglioso, evidentemente. Non confondiamo poi quest'anima con quello che noi possiamo percepire, perché noi possiamo percepire in realtà veramente poco. Leibniz, in un'altra opera, farà l'esempio del mare, del mugghio, del rumore, delle onde. Che cosa percepiamo? Noi percepiamo un rumore unico, percepiamo un suono unico, unitario, ma quel suono è fatto da tante piccole parti d'acqua che si scontrano. Immaginate di poter scomporre tutto, giardino dopo giardino, arrivare sino alle parti costitutive di qualsiasi cosa che ci circonda. Questo ovviamente non è possibile, però è anche vero che dal punto di vista logico, dal punto di vista razionale, noi possiamo ben asserire che tutto abbia un'anima, tutta un'anima, tutta una vita. Se non esistesse un'anima, non potrebbero esistere le cose, come il nostro corpo, un aggregato di materia. Il corpo si costituisce, il composto si costituisce, ma ha come base costitutiva appunto le monadi. Ma se non esistessero appunto queste anime, noi non potremmo essere, non potremmo esistere, saremmo appunto una macchina. Si può entrare nel, come dire, all'interno dell'anima di una macchina. Le macchine non hanno anima, hanno soltanto ingranaggi. Immaginiamo di poterci entrare, come dice Leibniz, vedremo soltanto ingranaggi. La vita e l'universo, tutto ciò che è dato perché ha un'anima, perché ha questa forza, perché è costituito da queste forze infinite, vitali, da queste potenze metafisiche che permettono la vita. Quello che ci sta dicendo Leibniz, quindi in questo senso anche, ma non solo lui, in realtà ce lo dice tutta la metafisica, è che la fisica non si può spiegare con la fisica stessa. La fisica non è sufficiente per spiegare la fisica stessa. La fisica si spiega con la metafisica. E sapete che c'è? Che se ogni singola monade potesse percepire come percepisce, con lo stesso grado, quindi con la stessa percezione della monade fondamentale, della monade principale, della monade delle monadi che è Dio, di fronte a noi si dispiegherebbe l'eterno, cioè tutto ciò che è stato il passato, tutto ciò che è, ma anche tutto ciò che avverrà, se ogni monade appunto racchiude l'eterno. In questo senso, Leibniz dice che il presente è gravido del futuro. Nel presente è contenuto anche il futuro, ma noi non lo possiamo percepire.